vantaggio immediato da parte della Massese messo a segno e non poteva essere in maniera diversa da Simone Del Nero per il suo sesto gol stagionale. Del Ghivizzano, avevamo detto, un tiro non ha appunto trattenuto Sardella, è arrivato come un falco il giocatore in maglia bianco-azzurra che ha portato in vantaggio il Ghivizzano. Si tratta, ora lo vedremo, del numero 9, appunto Mammetti. Di Buglio. E gol, segna Angelo Buglio, esulta il 10 bianconero, Viareggio in vantaggio, 17 minuti e 40 secondi. Segnalare il vantaggio della San Giovannese sul Foligno, Walter Invernizzi, gran gol dell'attaccante uruguaio che si è bevuto da prima un avversario, si è presentato in area e da posizione di filata con il bancino, che peraltro non è nemmeno il suo piede, ha scoccato un tiro imprendibile. Ponte d'Era in vantaggio al 25esimo, Grassi tutto solo in area, colpisce al volo e supera Oljak. Difesa della Pistoiese ferma, probabilmente reclamava il gioco l'arbitro. Viaggio al 37esimo sul calcio di punizione, Cardarelli dai 35 metri ha battuto Cappellini con una bella traiettoria che prima ha sbattuto sul palo e poi è entrata in rete. 37esimo, Villa Biagio 1, Pontacco 0. Perché Daniele Bricchetti ha riportato in parità la Virtus Flaminia. La prima volta che i laziali hanno battuto un tiro dalla bandierina hanno pareggiato con l'incornata vincente del difensore centrale. Proprio nel fine del primo tempo, ci ha pensato ancora lui, Ceccarelli, beccato benissimo da Monaco. Sulla sinistra si è incuneato in area e ha battuto Trezza che stava uscendo alla disperata per cercare di parare il tiro sul gol. È arrivata la fine del primo tempo da parte dell'arbitro Martino. Dunque, angolo, grande imbucata di Borja Valero per Cuadrado. Cuadrado destro secco, respinge Rafael in calcio d'angolo e poi schema su calcio d'angolo. Il pallone di Mate Fernandez sul primo palo la mette in mezzo Marcos Alonso. E Gonzalo in posizione proprio di centravanti, a ridosso nell'area piccola, sotto misura di piatto destro, gira il pallone alle spalle di Rafael. La Pistoiese con Piscitella, quando siamo giunti al 46esimo del primo tempo, da dire che l'arbitro ha concesso 3 minuti in questa prima frazione di recupero. Cross di Falserano, Piscitella ci arriva anche in modo abbastanza scomposto, ma la palla viene colpita probabilmente di spalla e si va ad infilare alle spalle del portiere Ricci. Quindi al 46esimo e 30 secondi, pareggio della Pistoiese. Al nono minuto il capitano Lorenzo Fiale in una mischia sul calcio di punizione deposita in rete. Villa Biagio 1, Ponzacco 1. Di gioco Lepoli passa in vantaggio. Giocata di Maccarone a destra, il pallone lasciato scorrere a Simone Verdi, finta di entrare nel rigore sul lato corto, poi invece stoppa il pallone, converge, cede il pallone a Maccarone, intelligentemente chiude la triangolazione con Mattias Vesino che è arrivato al rimorchio dalle retrovie e ha tagliato con una diagonale da destra verso sinistra, bucando il portiere Jacobucci con il pallone che si infila all'angolino alla sua destra. Perché è stato decretato un calcio di rigore a favore della Virtus Flaminia. Ciamanna ha tradotto in gol ribaltando il parziale. Siamo ora sul 2-1 a favore dei laziali. Del Foligno, contestatissimo calcio di rigore per i Falchetti, per Estrada che a tutti è parsa sul pallone, non sul giocatore da parte di Piccianti della San Giovannese. Fatto sta che l'arbitro, peraltro a pochissimi passi, ha visto il fallo in area. Da qui la massima punizione che Beni Aduzzo ha messo dentro per l'1-1. Sì, dicevo, Maria di Carrara al 30° minuto è passato il Ghivizzano, dunque nuovo vantaggio della formazione ospite dei biancoazzurri, un pallone messo in mezzo da Saviotti che... Nel corso del secondo tempo, in diretta vi raccontiamo del raddoppio di Francesco Tavano con questa micidiale ripartenza degli azzurri. Lo stavamo proprio dicendo, che l'Empoli sembrava in questo secondo tempo voler controllare la partita, voler controllare il match. Il Parma era partito a testa bassa e questo c'è parto comunque col corpo, spinge la palla alle spalle di Rafael bruciando Moras che lo stava cercando di contenere. Quindi al 16esimo torna in vantaggio la Fiorentina con